Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete così sfatta perché sono svegliata da poco, infatti sono qui con il mio cappuccino e poi con dei frullini che mangerò. Stamattina mi sono alzata verso le 9:30, oggi è domenica 18 aprile. Mi sono svegliata verso le 9:30, ho portato fuori il cane e ora sono rientrata a casa, appunto sto per fare colazione e oggi vi porterò con me in questa giornata, che sarà più una giornata studiosa perché insomma devo studiare. C'è Simba che gioca sul divano, se sentite un rumore. Dov'è? Eccolo qua. Con cosa stai giocando? I cimini. Simba? Ah, ecco, un pupazzino lì. Quindi il programma di oggi è praticamente studiare. Quindi vi aggiornerò anche su come è andata l'università, perché come sta andando l'università, perché me l'avete chiesto sotto l'ultimo video, sono molto felice di dirvelo. E quindi ora faccio colazione. Bene ragazzi, io ho finito di fare colazione, ora mi sono messa qui perché prima di allenarmi, dopo vi dirò con cosa mi alleno perché ho ripreso ad allenarmi perché devo ragazzi, devo per me stessa, per la mia salute, ce la possiamo fare! Comunque, prima di allenarmi voglio studiare un pochettino, devo mettere a posto delle sbobine perché ogni domenica metto a posto il mio file generale delle sbobine in cui aggiungo le sbobine della settimana. Per chi non lo sapesse, le sbobine sono le trascrizioni delle lezioni che fanno i professori parola per parola di quello che dicono appunto i professori e noi creiamo dei gruppi sbobine così un giorno tocca a me, un giorno tocca all'altro e boh, ne facciamo solo una praticamente per ogni esame, io le mie le ho già date quindi a me tocca solo aggiungere al mio file. Comunque, mi sono messa qui, vi ho anche appoggiato sul cavalletto perché sono una ragazza professionale, per raccontarvi un po' come sta andando l'università. Allora, noi ci siamo aggiornate all'ultima sessione dell'anno scorso, che avevo detto che per fortuna ero riuscita a finire tutti gli esami del secondo anno, quindi ero molto felice e avevo dato anche già qualche esame a scelta. Bene, ho fatto poi la sessione invernale. Nella sessione invernale ho dato diritto penale 2, che era un orale, mi è piaciuto tantissimo, proprio tanto, è andato anche bene. Quindi ho accettato il voto, ho portato a casa e via. Poi ho dato diritto internazionale, anche quella è una materia che mi è piaciuta abbastanza. L'esame io l'ho dato da frequentante e quindi era una modalità più semplificata rispetto alle altre, secondo me, perché anziché essere un orale era uno scritto e praticamente ci dava poco tempo. Però potevamo rispondere alle domande senza essere collegati via Webex perché erano tutti online nella scorsa sessione e quindi potevi consultare gli appunti, ce lo sapeva benissimo lui, solamente che comunque le cose dovevi saperle perché ovviamente in così poco tempo dovevi saperle, comunque anche quello è andato bene, preso e portato a casa. Poi ho fatto criminologia, anche quello è andato bene, anche quello era abbastanza una modalità semplice da fare per il Covid e praticamente dovevi avere il libro di testo da cui studiare e poi scriverci sopra un tema. Il professore ti dava una traccia, tu in 2-3 giorni, 5 giorni, ora non mi ricordo, dovevi inviargli questo tema, che quello mi è piaciuto molto, a me piace scrivere, quindi non mi sono trovata male. Poi arriva la nota dolente. Praticamente al terzo anno di giurisprudenza bisogna dare diritto processuale civile. Da quest'anno, almeno a Torino, è diventato un esame unico, quindi comprende diritto processuale civile 1 e diritto processuale civile 2 ed è diventato un esame da 15 crediti anziché essere il primo da 9 e il secondo da 6. E quindi, boh, praticamente i professori ancora, almeno i miei, non si sono organizzati per farcelo dare come esame unico, quindi io, anche se sul libretto mi conta come un esame, ce l'ho come due esami divisi, quindi devo prima dare il primo e poi il secondo proprio con due prof diversi, eccetera. Allora ho provato a dare il primo, che possiamo chiamarlo modulo 1, noi lo chiamiamo modulo 1, ed era un orale. Ero preparata, sono andata tranquilla. Mi capita un assistente che mi ha fatto una domanda che non c'era sul libro, perché vi spiego. Per questo libro, sì, ciao, per questo esame, praticamente potete scegliere voi su quali libri studiare. Io, ad esempio, ho scelto il Balena, adesso ve lo prendo. Vabbè, oh, ho distrutto tutto. Comunque, questo è il Balena, ce n'è anche un altro. Ok, allora. Mi sta scivolando tutto. Vediamo se riesco a prendervi le cose. Allora, questo è il Balena. Ha 3 volumi. Sono abbastanza tosti. Cioè, ragazzi, io non so. 15 crediti. Ok. Per il primo modulo c'era il volume 1 e il volume 2. Quindi questi due più un capitolo del terzo. Quindi facciamo finta che siano solo questi, ok? E boh, io ho studiato tutto. Ci avevo messo anche parecchio a farlo. Quindi vado tranquilla. Rispondo benissimo alla prima domanda che mi fa il professore, alla seconda domanda che mi fa il professore pure, quindi ero tranquilla ormai, ho detto boh dai, l'ho passato. Arriva l'assistente che evidentemente mi fa una domanda che sul Balena non c'è, quindi sul libro custodiato non c'è, ci sarà stato sugli altri libri che si può scegliere, no? Perché danno delle scelte, però
Si presuppone che se tu puoi scegliere uno di quei libri, in realtà ci deve essere tutto. Comunque sono stata zitta, non ho detto che non c'era. E quindi, avendo risposto bene a due domande e avendo fatto scena muta una domanda, mi hanno proposto un 23, io ho rifiutato. Quindi adesso poi lo ridarò, ma niente di preoccupante, anche perché comunque sarebbe un esame annuale che dovrei dare entro settembre. Comunque, se avessi passato sarebbe stato meglio, ma non è stato così. In questa sessione, invece, cosa voglio fare in questa sessione? Allora, no, poi nella sessione invernale ho anche dato un altro esame a scelta su Start Unito, che sono quelli praticamente che tu fai un corso online e poi dai l'esame. Anche quello è andato bene, l'ho passato, portato a casa il voto. Non è stato proprio eccelso come voto, però per 6 crediti l'ho accettato. Non so, non dico i voti perché ad qualcuno dà fastidio, a qualcuno dà fastidio, forse ve l'ho detto dell'esonero, vabbè, io dico i voti brutti e non quelli belli, va bene? Sono così. Vabbè, comunque se vi interessa un voto in particolare, scrivetelo qua sotto, io magari ve lo rispondo nei commenti così chi magari dà fastidio sentirlo non è obbligato. Ho dato anche quello lì, quindi quell'esame a scelta. E quindi di esame a scelta, che sono praticamente quelli a corso non definito, perché nel nostro piano di studi ci sono gli esami dei vari anni, quindi primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, e poi ci sono un bel po' di esami di anno corso non definito che tu devi dare nei vari anni. Boh, io ne ho dati già abbastanza, ora me ne mancano solo più due. Uno, praticamente sto seguendo il corso e bisogna scrivere un paper che sarebbe una specie di tesi in miniatura, un tema però anche con l'introduzione, tutta la bibliografia e tutto, che scriverò con una mia collega. E quindi invierò poi quel tema. Se non ci piace il voto che ci darà, possiamo poi modificarlo e rimandarglielo. Quindi spero che quello gli vada bene come esame a scelta. L'altro esame a scelta sono indecisa. Sono indecisa se farne un altro come su Start Unito, quindi seguirmi il corso, e poi fare l'esame, seguirmi il corso online, dico farmi l'esame. Oppure fare diritto penale comparato, che dovrebbe avere le stesse modalità dell'esame criminologia che vi ho detto prima, ovvero tu scrivi un tema e poi glielo mandi, anche quello lì. Non mi era dispiaciuto farlo, quindi potrei anche fare quello, poi ci penso. Invece, di esami che mi sono rimasti, quindi devo dare procedura civile 1, quindi il modulo 1 di procedura civile da 15 crediti, che è il primo che proverò e molto probabilmente lo proverò al primo appello, che dovrebbe essere il 24 maggio. Guardo qua perché me li sono scritti, se non mi ricordo, una cippa lippa. Poi voglio dare procedura civile 2, che quindi sarebbe il terzo volume. Sarebbe questo, il terzo volume del Balena, se supero il primo, ovviamente, perché non puoi dare il secondo se non hai superato il primo. Il primo e poi i voti fanno media, 60% il voto del modulo 1 e il restante lo fa il modulo 2. Poi devo dare diritto amministrativo, che è un esame annuale, bello, bello tosto anche quello, materia che non mi sta piacendo onestamente, quindi non mi piace. Invece procedura non è che mi dispiace, mi sono dispiaciuto che mi abbia fatto una domanda che non c'era sul libro. Boh, vabbè, comunque devo dare diritto amministrativo e poi devo dare diritto civile. Questo è quanto. Per diritto civile ho già fatto anche un lavoro di gruppo che ho esposto e tutto, e quindi dal voto che mi daranno io poi dovrò aggiungere 2 punti. Quindi, ad esempio, se mi danno 24 sarà 26, perché questo lavoro di gruppo dava 2 punti in più al voto dell'esame. Quindi questo è quanto. Allora, devo dare poi anche quell'altro esame a scelta che vi dicevo, criminologia, eccetera, ma penso che quello lì lo darò poi a settembre, perché già così sono 4 esami più il tema da scrivere, sono 5, quindi magari uno lo darò a settembre, dai, sicuro anche 2 mi rimarranno a settembre. L'importante è concluderli nell'anno, poi anche se non riuscissi a dare tutti gli esami a scelta, non ha importanza perché ho tempo fino al quinto anno per farli e io sarei solo poi al sesto. Bene, 7 minuti che parlo, questo video verrà eterno. Vabbè, va bene. Ok, mi metto a sistemare le sbobine e noi ci sentiamo dopo. Ho finito di sistemare le sbobine e ora mi sono cambiato semplicemente un leggings, una maglia e il reggiseno sportivo, sempre Simba. E ho preparato già la banda e il tappetino. Allora, io praticamente mi alleno con gli allenamenti di Pamela Reif, che si chiama Pamela Reif. Trovate dei video su YouTube e lei un po' sulle storie di Instagram e tutti li mette sull'app, mette dei piani di allenamento. Voi scegliete il vostro, quindi principiante, intermedio, 45 minuti, 30 minuti, eccetera. E poi vi cercate i video su YouTube che vi suggerisce lei per i vari giorni e niente. Questo è l'allenamento che faccio. In teoria la domenica sarebbe giorno di riposo, però io l'ho già fatto in settimana, quindi oggi mi alleno perché non seguo proprio i giorni di riposo che dice lei, semplicemente quando quel giorno non lo voglio non mi alleno.
E boh, io faccio 2 giorni di riposo a settimana, lei ne fa uno, però in un giorno fa stretching, io quando c'è solo stretching non lo faccio, quindi diventano 2 giorni a settimana. E quindi adesso proietto quei video sulla Smart TV e mi metto ad allenarmi. Oggi faccio 2 video per il booty, il sederino, e 2 video di cardio. Il mio piano che ho scelto è quello 45 minuti dance, che quindi alterna video di esercizi proprio addominali, squat, eccetera, dipende dai giorni, e poi degli esercizi più di balletti, tra virgolette, dove però in realtà è attività aerobica. Beh, mi piacciono. Bene, come potete vedere dai miei capelli tutti sudati e spettinati, ho finito il workout. Mi piacciono sempre i video di Barena. Non mi piace solo l'ultimo che ha fatto, boxing cardio, lo trovo un po' noioso, anche la musica. Fatemi sapere se voi lo fate. Boh, non so. E niente, però l'ho fatto lo stesso, e ora mi metto, inizio a mettere sull'acqua per la pasta e nel mentre mi faccio la doccia. Doccia fatta, mentre si sta cuocendo la pasta ne approfitto anche per attaccare una lavatrice. Ecco qua in funzione e via. E dopo, mentre faccio una pausa allo studio, la stendo. Pranzo è servito, una pasta in bianco con olio, peperoncino e parmigiano. Come dolce post pranzo ci sta un bel gelatino groovy, li avete mai assaggiati questi qua? Il gusto pistacchio è il mio preferito, ma sono veramente, ma pazzeschi, pazzeschi, assaggiateli. Bene ragazzi e ragazze, è arrivato il momento di studiare. Sono circa le 3, io dopo pranzo ho portato fuori Simba e mi sono riposata un po' guardando qualche video su YouTube e niente, è arrivato il momento di studiare. Voglio andare un po' avanti con il libro di diritto civile, devo fare un capitolo che sono circa 55 pagine. Per ora sono ancora alla prima fase dello studio perché la sessione è abbastanza lontana, dai, tra virgolette, manca alla fine in realtà poco più di un mese. Comunque devo fare questo capitolo qua, capitolo quinto, perché sto cercando di andare pari passo con le lezioni. La scorsa settimana hanno spiegato questo capitolo, quindi oggi lo leggo, così per le prossime lezioni dovrei essere in pari. Faccio questo, vedo quanto ci metto e poi se è tardi, boh, direi che oggi la giornata si conclude con questo studio. E altrimenti, se non è tardi, vado avanti anche con lo studio di procedura civile, quindi vediamo un po' come si evolve la situazione. Voi invece, cosa state studiando? Fatemi sapere anche voi quando avete gli esami. Tra l'altro cerco di non farvi troppe riprese ancora perché il video sarà già eterno, perché ho parlato tantissimo prima, quindi magari non vi metto per questa volta i timelapse dello studio, la prossima volta in cui magari non avrò da chiacchierare ve li metto, quindi ci riaggiorniamo con quando sono a buon punto, quando faccio una pausa, vediamo. Tra l'altro, prima di iniziare a studiare, volevo farvi vedere l'agenda, appunto. Io ho i colori, no? Così so che le cose in fucsia sono le cose scolastiche. Infatti, oggi mi sono organizzata, quindi ho sistemato le sbobine. Beh, stasera devo lavare i denti a Simba. Poi sto registrando appunto il video YouTube. Poi vedete leggere civile e leggere procedura civile. Ovvio che dipende da quanto tempo ci metto. In ogni caso, le cose si possono sempre spostare. Sì, un mio consiglio è proprio quello di tenervi organizzati, così vi dividete magari i giorni per le varie materie, così è molto meglio. Io senza un'organizzazione proprio non ce la posso fare, anzi, quando si avvicina la sessione mi programmo anche proprio ogni singola pagina da fare per ogni singolo giorno, lasciandomi qualche giorno di jolly, perché può capitare che quel giorno non ho proprio voglia, che ho un impegno imprevisto, che mi venga la febbre, che ne so, speriamo la febbre no in questo periodo che mamma mia ci si preoccupa un sacco poi. E niente, volevo anche raccontarvi altre cose, ma poi il video diventa eterno, quindi oggi lasciamolo inerente allo studio, poi nel prossimo vlog vi parlo anche di altre questioni. Bene, è passata circa un'ora, mi vedete con i capelli legati perché quando studio non ce la faccio proprio averli davanti alla faccia. Niente, ho studiato appunto diritto civile, ho letto una trentina di pagine, tra l'altro per questo libro sto utilizzando questo viola. Bellissimo. E questo qua. Questo non mi piace perché io impugno la penna in un modo un po' strano. Quindi anche l'evidenziatore, cioè normalmente si impugna così, no? Io lo impugno così. Quindi per me diventa troppo ciccione questa parte, quindi non mi fa impazzire. Poi in realtà però evidenzia benissimo. Comunque ho letto appunto circa 30 pagine, me ne rimangono leggermente di meno, penso. Non so. Sono 207 e devo arrivare a 233. Quindi ora mi faccio un po' di pausa e poi continuo. Bene, pausa finita. Voi mi vedete sempre la supposizione. In realtà ho fatto veramente delle cose. Intravedete lo stendino che ho steso, eccolo lì. E niente, ho fatto merenda. Ho fatto un po' di coccola Simba. E boh, ora riprendo a studiare. Sono più o meno le 5. Studierò fino alle 6. E poi vado di nuovo a portare Simba, che anche lui, poveretto, intanto deve pure uscire.
E ci aggiorniamo, spero di finire prima dell'ora, in realtà, diritto civile, così esco col cane, anche se scomco prima non è un problema, e poi inizio a leggere qualcosa di procedura, vediamo, altrimenti se ci metto di più, per oggi mi concentro solo su diritto civile. Tanto sono già abbastanza soddisfatta, stamattina ho sistemato le sbobine, che comunque mi ha richiesto un po' di tempo perché le metto un po' come le capisco meglio io, correggo gli errori di punteggiatura che a volte sfuggono a quelli che le fanno, e niente, ok. Si continua. Per voi sono sempre nella stessa posizione, ma in realtà sono le 6 meno 10 e finalmente ho finito di studiare, sono arrivata all'ultima pagina. Quindi adesso mi riposo una decina di minuti, un quarto d'ora. Poi vado a portare il cane, vediamo che ore si fanno e di sicuro inizierò a fare un po' di procedura civile, anche se non la finisco oggi, almeno mi porto avanti. Simba, dov'è? Sta dormendo sul cuscino, lo vedete? Eccolo. Simba? Simba, è mele, ha tirato sulla testina. Se vedete un'illuminazione perché c'è la luce lì, non sono ancora verde. Dai, mi riposo e poi portiamo il cane. Eccoci qua, siamo usciti. Mi ha sentito. Ci facciamo una passeggiata e poi si torna a casa. Io e Simba siamo tornati, sono sempre illuminata dalla luce verde. È ora di chiudere il libro di diritto civile, non so neanche cosa mi sto inquadrando. Voilà, alla prossima settimana lo mettiamo sopra e quindi ora è tempo di istituzione di diritto processuale civile, sarebbe il modulo 2 di cui vi parlavo oggi. Vi faccio vedere, ho segnato le parti che devo fare, che sono quelle appunto che ha fatto a lezione. Devo fare, vediamo un po' se riesco in diretta, cosa sto inquadrando, secondo voi niente. I sequestri, poi devo fare... Non ce la faccio io, con una mano è veramente tutto più complicato. Veramente. L'istruzione preventiva e poi provvedimenti di urgenza. Vediamo quanto riesco a fare adesso che ore sono. Io col naso lo faccio di solito, se non ho la mano libera. Sono le 18:27, quindi studierò un'oretta, non di più. Vediamo quello che riesco a fare. Quello che non riesco a fare lo farò la prossima settimana, lunedì, martedì, cioè domani, dopodomani alla fine. Quindi non è che passi così tanto tempo. C'è un Simba che ci fissa. Simba, che c'è, mamma? Siamo appena usciti. Siamo appena usciti. Va bene, allora mi metto a studiare. Allora, io alla fine ho studiato solo per una mezz'oretta perché il mio cervello non connetteva più. Tanto posso farlo benissimo la prossima settimana. Infatti, mi sono già divisa le varie materie per i vari giorni e ci sto dentro perfettamente. Quindi va bene così. E io concluderei qui questo vlog perché sarà già venuto eterno e mi scuso. Se sei arrivato fino al punto di questo video, mi raccomando, commenta con un emoji del colore della mia felpa, quindi blu o azzurro, insomma, quella che ti piace di più. Grazie mille per aver visto il video. Se ti va, seguimi anche su Instagram, trovi il link giù nell'info box. Comunque mi trovi come @alicilatte_basso. Grazie ancora per aver visto questo video. Io mi metto al montaggio così già domani ve lo pubblico. Vi mando un grosso bacio. Grosso, grosso, grosso. E niente, fatemi sapere voi cosa state studiando, se fate l'università ancora alle superiori e ci vediamo prestissimo noi. Ciao!